Buongiorno a tutti, sono Sofia e da 4 anni abbiamo fatto io e il mio compagno questa pazzia di prendere un'azienda agricola. In realtà avevamo cercato parecchio nel nord Italia, siamo arrivati anche in Piemonte, in tutta la Lombardia a cercare qualcosa da gestire, da portare avanti, ma con l'idea di avere dei figli, una famiglia, allontanarci dalla famiglia, dai genitori, non ci sembrava molto per la quale, poi economicamente non era sostenibile. Vicino a casa abbiamo trovato questa azienda, io ci sono approdata perché avevo fatto dei corsi per diventare operatrice di fattoria didattica, io sono biologa come mia cultura. E mi piaceva l'idea di promuovere, di divulgare le mie conoscenze nell'ambito dell'ambiente. Però ecco, ho fatto poi questo corso per diventare operatrice di fattorie didattiche perché fare didattica nel bosco si può fare, ma cercavo qualcosa di più strutturato. Mio compagno è perito agrario e quindi ho detto, beh, perché non farlo in un'azienda agricola? Poi ho scoperto la rete delle fattorie didattiche, quindi che già esisteva questa realtà e questa azienda era già una fattoria didattica accreditata, era già biologica come noi volevamo condurre la nostra azienda. Diciamo che non l'abbiamo presa così com'era, con i piccoli frutti e tanta, tanta terra da coltivare a ortaggi. Sono 3 ettari e mezzo di terra, tra la parte tenuta per la didattica e la parte invece coltivata a piccoli frutti e ortaggi. La forza della nostra azienda, vedremo se sarà una forza perché in 4 anni non abbiamo ancora capito se andrà avanti e funzionerà o no. Ci stiamo provando ogni anno a rinnovare qualche pezzo dell'azienda per cercare di vedere se si riesce ad andare avanti bene. È sicuramente l'attività didattica. Con la parte agricola stiamo provando ogni anno dei canali diversi di vendita. Siamo partiti da un po' non la grossa distribuzione, ma chi c'era già, che prima conosceva l'azienda e comprava il prodotto, ma noi volevamo valorizzare il nostro prodotto proprio a livello della città dove è situata l'azienda e quindi abbiamo proposto ai cittadini di comprare direttamente. Questa cosa ci è voluta 3 anni per portare il cittadino in azienda a comprare i prodotti. E detto questo, l'idea della fattoria didattica da promuovere e riproporre si è un po' allargata e un po' la mia esperienza e in collaborazione con altri esperti della zona ho creato una fattoria didattica a 360 gradi, nel senso che nella mia azienda si fa didattica contadina, ma ho cercato di legare l'attività agricola a tutte le materie scolastiche, quindi alla storia, quindi facciamo per esempio la storia dell'alimentazione con degli archeologi che ho conosciuto nel mio cammino e proponiamo proprio cosa si mangiava una volta e cosa si mangia adesso, dopo tutta l'innovazione anche dei trasporti, no? E si fa danza, musica, arte all'aria aperta, ho centri estivi tutta l'estate, per cui io più che altro sono diventata imprenditrice agricola, ma più imprenditrice che agricola, nel senso che il telefono, il computer e il parlare con la gente è diventato il mio lavoro primario, purtroppo e per fortuna, non lo so, ve lo dirò. Mi hanno chiesto se consiglierei ad altre persone di aprire una realtà agricola, io sì, ma informandosi molto, 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 molto bene di come funziona aprire nel 2015 un'azienda agricola. Perché nell'intervista che mi hanno fatto prima, che hanno fatto credo un po' tutte voi, hanno chiesto cos'è la nota dolente dell'azienda agricola, ma l'abbiamo visto anche dal filmato prima, la burocrazia italiana, è una roba terribile. Per cui, detto questo, uno deve vedere questo retroscena per decidere poi se aprire un'azienda agricola, a mio parere. Quindi, niente, grazie, grazie mille.